Questa luce fa abbastanza schifo, però è l'unico momento in cui posso girare il video. Bentornati sui preferiti di Joe. Ho deciso che, dato questo color carta da zucchero che rilassa tantissimo, ho deciso che il tema di questo mese è relax, perché appunto per me è il primo mese di effettivo relax da quando è iniziato il 2021. Quindi direi che cominciamo da quali sono i miei luoghi preferiti per rilassarmi, che significa rilassarmi facendo cose rilassanti oppure semplicemente stare lì in quel posto e rilassarmi. Partiamo subito dalla cosa più scontata, ovvero il letto. Quale miglior posto per rilassarsi, soprattutto dopo pranzo, la sera, durante i cazzeggi vari ed eventuali. Insomma, il letto, soprattutto quello matrimoniale, però il letto è sempre stato un luogo di relax totale e penso non solo per me. Successivamente, per lo stesso motivo, devo nominare il divano, anche se il divano onestamente lo preferisco d'inverno. D'inverno ve l'ho già raccontato, dopo pranzo c'era sempre quell'oretta, quel paio d'ore in cui mi mettevo a leggere sul divano con i gatti in braccio, e motivo per il quale lo preferisco d'inverno, perché è praticamente impossibile tenere lontano i miei gatti dal divano e dalla mia pancia quando mi ci stendo, quindi ecco, ed inverno è sicuramente molto meglio che d'estate. Il balcone l'ho rivalutato durante il primo lockdown, dove appunto era il mio unico modo per stare un po' all'aria aperta. Il balcone l'ho rivalutato decisamente, anche perché, se vi ricordate, nel primo lockdown c'è sempre stato un tempo meraviglioso mentre ne eravamo tutti chiusi in casa, e quindi l'ho sfruttato per leggere, per prendere il sole. Anche durante l'estate scorsa ho preso il sole sul balcone tutti i momenti in cui non potevo prenderlo altrove. È un posto veramente molto rilassante, anche perché il mio cortile non è per niente affollato, i miei vicini sono molto tranquilli. Di base è un posto tranquillo dove stare. Poi sapete benissimo che io ho un feticismo per i prati. I prati verdi a me rilassano tantissimo. Ogni volta che ne vedo uno abbastanza vasto e abbastanza ombroso, io mi ci stendo sopra e chi si è visto si è visto, quindi non posso che nominare il prato come uno dei posti più rilassanti che conosco. Altro posto che mi rilassa tantissimo d'estate, però, perché d'inverno dipende, mi è capitato d'inverno di andarci, ma non è proprio la stessa cosa: la spiaggia o la piscina. La piscina ovviamente prettamente d'estate, perché comunque piscina al chiuso non mi fa impazzire, c'è cioè puzza di cloro ovunque e via dicendo. D'estate invece, soprattutto in determinati orari dove è poco affollata, mi piace moltissimo stendermi al sole in piscina, sapendo che posso farmi una doccia rinfrescante ogni 2x3 e mettermi lì a prendere il sole bella tranquilla. Però la spiaggia ha tutto un altro sapore, anche perché in spiaggia è molto più probabile avere degli orari nel quale non c'è veramente nessuno e mi rilassa in qualunque orario della giornata, che sia la mattina presto, la notte, in orari X. Un momento super rilassante è dopo pranzo. Dopo pranzo in spiaggia non c'è assolutamente nessuno. E quindi mi piace tantissimo passare il tempo in relax in spiaggia durante l'estate. Ma mi è capitato, come vi ho detto, di andarci anche in inverno, e per me il rumore del mare è una cosa assolutamente rilassantissima. Altro posto che vi ho già nominato un sacco di volte per quanto riguarda i miei momenti di relax è la biblioteca. Dentro o fuori poco importa, ma la biblioteca per me, per il silenzio che vi aleggia, per ovvi motivi, rappresenta per me un posto super super rilassante dove mettermi a leggere, a scrivere appunti, a scrivere cose in generale. Quindi devo nominarla in questo elenco proprio per questo motivo, perché ogni volta che penso a un momento di stacco dalla vita quotidiana, dal caos cittadino, penso subito alla biblioteca, e anche quella in qualunque periodo dell'anno. Altro posto che mi giova essere uno dei posti più rilassanti che conosco, adesso capirete perché, è il teatro. Con teatro io non intendo il teatro tipo andare a teatro quando c'è spettacolo, ma il teatro vuoto. Il teatro vuoto ha un potere, da un lato eccitante per me, dall'altro di timore reverenziale, ma soprattutto è un posto che per me è molto rilassante. Il teatro vuoto è un posto molto fresco, tanto per cominciare. Infatti, quando d'estate c'era aria di spettacolo, mi piaceva un sacco andarci e stare lì anche in un momento in cui non c'era assolutamente nessuno, né che si doveva esibire, né che veniva a vedere, né che ci doveva lavorare. È capitato comunque molto spesso durante il periodo spettacoli, in giornata di spettacolo, di andare lì ore prima dell'inizio delle prove, proprio per questo motivo, perché stare da sola in un teatro vuoto è una cosa che mi rilassa un sacco. Invece, una cosa un po' più rara che mi rilassa, ma che devo comunque mettere in questo elenco perché saltuariamente è un posto che mi rilassa, la scuola di danza, ovviamente.
ovviamente vuota. Quando ho bisogno di un momento di raccoglimento, soprattutto per quanto riguarda la danza, quindi che comporti il lavoro teorico o il lavoro di allenamento individuale, la scuola di danza vuota, essendo praticamente casa ed essendo vasta, piena di specchi, super ampio come spazio, è un posto che mi rilassa tantissimo, e soprattutto se non ho in programma di fare cose in particolare. Mi piace d'estate, ma anche durante le vacanze invernali, prendermi del tempo per stare lì da sola a riflettere, a programmare, a fare le mie cose, ed è un posto che mi aiuta molto a concentrarmi quando è vuoto e a rilassarmi. Altro posto che non a tutti piacerà come posto, ma a me rilassa tantissimo, motivo per il quale prediligo questo mezzo di trasporto rispetto ad altri, è il treno. Quando salgo sul treno io entro in un mood di assoluto relax, motivo per il quale quando prendo il treno in orario di punta, soprattutto il treno nord, mi viene da piangere. Lo odio perché fondamentalmente il momento in cui io mi siedo, già solo il fatto che mi siedo è una cosa bellissima, però nel momento in cui io mi siedo su un treno entro in una bolla nel quale nessuno mi deve disturbare, riesco a rilassarmi con il rumore del treno in sottofondo. Proprio il mood da viaggiatore per me è il viaggiatore in treno, quindi è un momento che mi rilassa tanto e che mi aiuta a raccogliere i miei pensieri, soprattutto quando guardando fuori dal finestrino. Infatti il posto vicino al finestrino è sempre migliore. In ultimo devo nominarlo assolutamente, anche perché adesso ne ho bisogno una assolutamente, perché sto pezzando male, è la doccia. Io non sono una tipa da vasca da bagno, assolutamente. Fare il bagno non mi rilassa per niente, ma fare la doccia calda e infinita, magari sedendomi sul piatto doccia in posizione fetale, riflettendo sulla vita, con lo scrosciare dell'acqua sulla testa, è una delle cose più rilassanti del mondo per me. Io sono team doccia forever. E questi erano i miei 10 posti per rilassarmi. Voglio sapere qua sotto nei commenti quali sono i vostri, ovviamente. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. E se vi piace questo canale e quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani con Reaction, che non vediamo da un mese praticamente. Invece ci vediamo con il prossimo Preferiti di Gio il 22 di luglio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!